Cari amiche, cari amici di Outcast, benvenuti in questa nuova puntata di Sala Giochi. Io sono Gianni Mancini ed oggi vi parlerò di Love, a Puzzle Box Filled with Stories. Questo titolo è stato sviluppato fondamentalmente da due persone, Jim Squires e Shane McCafferty, e dietro di loro c'è questa piccola software house canadese dal nome Rocket Ship Park. Hanno impiegato 4 anni di lavoro e recentissimamente hanno pubblicato questo loro primo gioco, dal titolo secondo me un po' anonimo e forse un po' troppo lungo. Appunto, si chiama Love, a Puzzle Box Filled with Stories. Se da un lato non è proprio azzeccato, almeno però riesce a spiegare abbastanza bene a cosa andrete incontro se decideste di acquistare questo gioco. Che cos'è? È un esperimento narrativo ambientato in un condominio. La narrazione è piuttosto particolare perché avviene attraverso delle polaroid scattate in momenti topici della vita degli inquilini, tra passato e presente. Il gioco non ha nessuna riga di testo né dialogo, e molto purtroppo è lasciato all'interpretazione del giocatore. Non sempre sono chiare le dinamiche che avvengono all'interno del condominio. Com'è strutturato il gameplay di Love? Praticamente questo condominio ha diversi piani e ogni piano è abitato da delle famiglie o dei single o delle coppie, insomma da tutte quelle persone che generalmente abitano un condominio. Il condominio è diviso verticalmente in due parti. Da una parte abbiamo il passato e da una parte abbiamo il presente. Ruotando singolarmente i singoli piani, riusciremo a vedere la situazione familiare, la situazione delle persone che abitano il singolo appartamento, nel passato, appunto, e nel presente. L'idea è piuttosto buona, è anche originale. Il problema fondamentale del gioco è che l'ho trovato piuttosto confusionario. In che senso? Nel senso che se la partenza è piuttosto semplice, quindi andremo a scoprire la vita di una singola coppia, in una sorta di tutorial, diciamo, per cui vedremo cosa accade oggi a questa coppia e com'era invece il suo passato. Andando avanti, potremmo contemporaneamente seguire le storie di varie persone, di varie famiglie, di varie singoli. E se non ci approcciamo in una maniera logica, nel senso che apriamo contemporaneamente, come ho fatto io nella prima run, perché non si capisce molto bene come sviluppare il gioco, come sviluppare la progressione del gioco, per cui io ho cercato di seguire contemporaneamente le situazioni delle varie famiglie e mi sono sinceramente un po' perso nella narrazione, nell'intreccio di queste cose e di queste situazioni. Il consiglio mio è invece di focalizzarsi su una singola situazione alla volta, per cui si riesce a capire meglio come si sviluppa la storia. Pensate a un cubo di Rubik, invece dei colori bisogna mettere in ordine le varie situazioni temporali di queste famiglie. È un gioco
Per voyeur mi ha dato questa sensazione. Siete dei voyeur che amano entrare nella vita privata delle persone spiandole all'interno delle loro vite, dei loro appartamenti. Questo love potrebbe essere adatto a voi. Al di là della confusione, appunto, di cui parlavo prima, la confusione narrativa, perché alcune storie si intrecciano e molto è lasciato all'interpretazione, non tutto è chiaro. Questa sensazione confusionaria mi ha lasciato, diciamo, un po' di amaro in bocca, altrimenti l'idea era veramente, veramente valida. E soprattutto credo che non esista una proposta del genere. Oltre appunto al puzzle game, si intrecciano delle piccole situazioni da punta e clicca, per cui bisognerà risolvere dei piccoli enigmi per proseguire nella storia, non so, ad esempio, prendere delle chiavi per aprire dei lucchetti o altre situazioni che non vi svelo per non rovinarvi la sorpresa. Il gioco è molto corto, dipende poi dalla vostra abilità nel risolvere gli enigmi, ma dura un'oretta. Secondo me anche il prezzo sproporzionato non aiuta a invogliare il giocatore all'acquisto di questo titolo. Dovrebbe essere un po' più accessibile per l'esperienza che offre. Capisco che gli sviluppatori hanno lavorato un bel po' di tempo, 4 anni non è proprio poco, però mi sembra non giustificato per l'esperienza che offre. Dal punto di vista tecnico, il gioco ha una grafica low poly, non sempre precisa, anche questa è un po' confusionaria. Invece un punto di merito lodevole è la colonna sonora, che ho trovato molto bella, rilassante, con delle canzoni acustiche, dall'atmosfera piacevole. Al di là di questi difetti di gameplay e di confusione narrativa, Love è un gioco, come dice il titolo stesso, sull'amore in tutte le sue sfumature. Ad esempio, l'amore per una persona che non c'è più, o l'amore per la musica, e così via. Ed è fondamentalmente è un invito a non considerare più i propri vicini, dei semplici individui, ma ad entrare in empatia con loro e ad ascoltare le storie, del loro passato e le storie del presente che hanno da raccontare. A mio avviso, il mio consiglio è aspettate un calo di prezzo per dargli una possibilità, perché quel guizzo di originalità c'è, poteva essere sviluppato meglio, ma comunque alla base, rimane un discreto gioco, un discreto titolo. Con questo è tutto, io vi saluto e alla prossima. Ciao!